Quando ti sei ammalata, che cosa hai provato? Voglio dire, non ti sei ribellata, non te la sei presa con qualcuno? Non vedo con chi dovessi prendere a un certo punto, forse con il virus della polio, ma a parte che l'ho visto poi in fotografia, al microscopio è anche molto simpatico, molto colorato, molto carino. Ma a parte la battuta direi che no, non me la sono presa con nessuno, ho cercato. Hai accettato passivamente? Non passivamente, no. Infatti io non accetto il termine né rassegnazione né passività, se per rassegnazione si intende aspettare la mano dal cielo. La mia realtà è di vivere un problema sociale. In questo senso lo do per scontato, quindi. Da questo secondo me lotti, combatti. Vivi come tutti gli altri. Senti, la tua visione del mondo rispetto a quando eri sana è cambiata. Il vedere il mondo non cambia da orizzontale a verticale. Basta che tu lo voglia vedere, chiaramente. Da verticale forse lo vedi più velocemente. Hai meno tempo per riflettere. Da orizzontale, se vuoi, hai più tempo per valutare, capire quali sono le cose importanti. Ma tu sei contenta di quello che sei, di quello che sei diventata? Io sono contento perché credo di aver realizzato le cose in cui credevo, la mia personalità. I pregi e difetti si è sviluppata come tutte le altre. Mi sento una persona con pregi e difetti come tutti, con l'unica differenza che sono un po' più sollevato da terra, visto che devo stare qua, però niente di. O sono un po' più pazzo probabilmente, ma. La pazzia secondo me è una cosa saggia.